Allora, beh, è un piacere essere qui. Ogni tanto rivederci è una bella cosa. Che cosa vi devo dire? Prima mi hanno fatto una breve intervista e mi hanno chiesto se ho riscontri riguardo a, sia al tema del mese che postiamo ogni mese, sia alle mie riflessioni quasi quotidiane, anzi no, quotidiane. E, beh, tante persone mi fermano e mi ringraziano per quello che scrivo. Quello che scrivo lo scrivo col cuore e lo scrivo con un principio che è quello di trasmettere a chi vuole naturalmente leggere, ascoltare, assimilare, apprendere, di trasmettere non ho nel vellità di insegnare o di sentirmi saggia, questo no. Ma di trasmettere un pensiero, che è un pensiero che possa essere un seme che è dentro di voi e che possa crescere, così come è cresciuto per me la parola che ha portato il progetto Coem nella mia vita. Questo progetto ha cambiato profondamente la mia vita e l'ha cambiata per tante persone che ho incontrato in questi 3 anni di cammino. Quando mi sento dire da qualcuno, ma io sono stanco, ma stanco di cosa? Stanco di aspettare, ma aspettare cosa? In questo progetto non si aspetta, non si aspetta nulla. In questo progetto si fa, si agisce, altrimenti se aspettiamo. E a questo proposito vi racconto, se avete voglia e piacere di ascoltare, una piccola storiella, proprio piccola. Siamo sull'Olimpo e c'è Zeus o Giove, come lo vogliamo chiamare, che dice ad Hermes, che è un messaggero ed era l'unione tra gli uomini e il regno degli dèi: vai un po' a fare un giro sulla terra a vedere gli uomini, soprattutto quelli saggi, quelli santi, che cosa stanno facendo. E così Hermes andò a fare questo giro e incontrò un sant'uomo che era seduto ai piedi di un olivo. Dice: cosa stai facendo? Sto meditando, rispose. Aspetto. E che cosa aspetti? Aspetto di incontrare gli dèi dell'Olimpo, di incontrare l'assoluto, il divino, eccetera. A proposito, dice, se tu vai da Zeus, chiedigli quando potrò incontrarlo. Così, dopo il suo giro, Hermes ritornò da Zeus e gli raccontò quello che aveva visto. Allora Zeus disse: vai a dire a quel sant'uomo che mi incontrerà quando tutte le foglie dell'albero d'ulivo saranno cadute. Hermes ritornò e naturalmente diede questo messaggio al sant'uomo, il quale cominciò a gioire, a saltare, era contento. Dice: ma come sei contento? Ti ho detto che lo vedrai tra miliardi e miliardi di anni, di tempo, e tu gioisci. Dice: sì, gioisco perché comunque mi ha dato la speranza di vederlo. Allora vedete che già questo, a quel punto, che cosa succede? Succede che Zeus, che stava osservando tutto quanto, scese sulla terra e si manifestò al sant'uomo. E allora Hermes si arrabbiò e dice: ma scusa, ma mi hai fatto venire qua a dire questa cosa, quindi mi smentisci, no? Dice: perché l'hai fatto? E lui rispose: perché quando una persona manifesta l'intenzione con la speranza di vedermi, allora io mi manifesto immediatamente. Quindi questo è il messaggio che voglio darvi. Quando noi abbiamo nel cuore la vera speranza di migliorare le cose, quelle cose le miglioriamo in quell'istante. Il paradiso lo vediamo in quell'istante, non dobbiamo attendere nulla. Quindi io a questo punto vi saluto, spero che questa serata sia ricca di spunti. Spero che le parole del nostro Nino, che infiammano sempre gli animi, possano portarvi ancora un po' di conoscenza e di consapevolezza verso il miglioramento di ognuno di noi nel sapere che esistono cose alternative allo schifo che viviamo, e vi auguro una buona serata.